Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi sono qui su Point Walk per fare cosa? Per farvi vedere un bug di questa mappa che è possibile sfruttare al meglio per magari fare delle streak, delle serie di uccisioni. Adesso io non voglio dire a tutti voi di fare questa cosa perché comunque sia è un po' bruttina. Ovviamente non ho impostato i grilletti posteriori, non è un po' bruttina, però potreste farla magari se volete fare la nuke, per chi ovviamente non è top negli scontri, nel gunfight con altre persone. E comunque sia sapete che questo gioco non gira al meglio ancora, c'ha vari problemi, ha tante problematiche che devono essere ancora risolte e speriamo che le risolvano presto. Comunque qui su Point Walk siamo in questo punto. Avete visto che molta gente si campera in qua, si campera qui davanti. Come facciamo ad arrivarci? Allora, semplicemente dovremmo salire sopra questa sorta di muretto, puntare qua dove c'è una sorta di erbeta, il boschetto, cioè erbeta, oddio, sterpaglia che vedete lì davanti, saltate e salirete sopra in questo punto. Vedete che ovviamente sarete, diciamo, fuori dalla mappa, in maniera tale che potrete camperare. Adesso vi faccio vedere, questo è un modo di camperare un po' da pezzi di merda, però in maniera tale da non poter essere visti. Perché? Perché sarete dentro queste rocce che ovviamente quando qualcuno vi guarderà dall'esterno non riusciranno a notarvi. Qui ovviamente si conclude il nostro cammino, non possiamo andare oltre in questo punto, possiamo solo muoverci all'interno di questa spanna di pietre. E poi ragazzi possiamo salire ulteriormente qui, ma se andate qui sopra morirete. Vi faccio vedere, se salite vedete soffrite e morite, come giusto che sia in World War 2. Ancora vediamo dopo due passa settimane, siamo questi glitch, queste problematiche. Ragazzi, questa è una delle tante che ho trovato. Ho visto che ci sono tante altre problematiche su USS Texas, su Gustav Cannon, che spero che risolvano molto presto, perché comunque c'è gente che ne approfitta veramente tanto. Adesso io ve l'ho detto, non l'ho mai utilizzato questo trucco, ma ve lo volevo far vedere perché magari vi trovate il pezzo di merda che ve lo fa e giustamente dite come posso farlo anch'io, e io ve lo faccio, ve lo mostro molto semplicemente. Io ve l'ho detto, se dovete fare i camper a questo punto mettetevi qui dentro e ciccia. Io mi auguro che li risolvano presto i problemi, perché posso capirlo, una settimana, ma non così tanto ragazzi, siamo già due settimane e questo gioco continua ad avere problemi su problemi. È una cosa imbarazzante, mi dispiace anche tanto per Call of Duty, per la Sledgehammer, perché io ci credevo tanto in questo gioco. E comunque avere tutte queste problematiche all'inizio non è il massimo, rovinano molto l'esperienza di gioco. Già il fatto di passare dall'host poi al server dedicato, cioè prima erano server dedicati, poi si è passati all'host perché c'erano problemi, il quartier generale è vuoto, solo con i vostri compagni potete giocare, è una cosa veramente pessima. Comunque sia ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Presto avete mie notizie riguardo alle mie solite sclerate su gameplay, sul multiplayer eccetera. E noi ci vediamo al prossimo glitch o al prossimo multiplayer. Bella!